E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, mi sto spostando da Arati verso Interlands. Anche se effettivamente non so se questa è la strada giusta, però vabbè, diciamo che andiamo a senso. Teoricamente dovrei seguire questa stradina, arrivare magari alla base dell'Orde e vedere se c'è qualche tipo di passaggio tipo qua. Nel frattempo ovviamente la nostra distance è sempre giovinata, perché livellare con le distance è veramente molto molto più pratico rispetto a livellare con le quest. Adesso proprio per il semplice fatto che devo fare questo, cioè spostarmi di 8 milioni di chilometri per magari fare 10 quest e poi ricambiare un'altra volta. Questo lo faccio ovviamente per intrattenere principalmente voi, perché sennò io mi sarei messo FK magari dentro una città aspettando il 58 e poi per poi andare direttamente alle Outland e dopo lì le quest sono molto più facili da svolgere, perché... Facili da svolgere? Fa cacare. Facili da fare? Perché stanno tutte più attaccate e comunque si livella un po' più difficilmente, al contrario adesso che magari fai un'istanza e aumenti 2 livelli. 2 no, ma uno e mezzo sì. Eh sì, infatti come potete vedere ci ho preso e qua ci sta un passaggio, una specie di miniera che ci porta direttamente alle Interlands. Però ovviamente prima prendo il mio voletto, perché non si sa mai, e poi andiamo verso di là. Mi fa molto piacere che questa serie vi stia piacendo, perché mi sto impegnando appunto a non farvela noiosa, diciamo, perché appunto livellare su World of Warcraft a volte può risultare noioso, a meno che proprio non vi piace tantissimo questo percorso, ma per chi come me sono sicuro che non sia qui. Vi dicevo, per chi come me comunque ha livellato tantissimi personaggi, ha visto quasi tutte, ne ha viste veramente molte, a volte può risultare un pochino noioso. Dove cazzo sta sta miniera? Vabbè, al momento non ci interessa, visto che ci ha chiamato per il dungeon. Siamo capitati proprio a Scarlet. Però questa è un'istanza abbastanza alta di livello, perché l'ho sbloccata proprio, se non mi sbaglio, nell'episodio scorso. Quindi dovrebbe darci parecchia esperienza. L'ho trovata sempre molto carina questa meccanica di dover prendere lo scudo e andare avanti, ma mi è sempre piaciuta. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am. A momenti mi ammazzo come un deficiente. Allora, la quest che abbiamo è di ammazzare 50 di questi soldati di Scarlet e poi di ammazzare anche l'ultimo boss. Quindi niente di particolare o niente di cui mi posso scordare, perché è una cosa che succede spesso, che mi scordo, magari raccogli qualche item, roba simile, me li trovo. Con la quest non fatta bestemmio tantissimo. Aspettate a creare. Ok, bravi, siete intelligenti. Questo prima dava... Adesso non so se la dà più. Comunque dava la Rage Ravager, che era un'ascia semplice, però per me è stata molto significativa, perché è veramente bella, secondo me. Nella sua semplicità, capito, è molto violenta. E infatti è proprio... affanculo, va. Se è dovuta arenare, non lo so, nella pietra. Comunque vi lascio un'immagine qui per farvela vedere. Prima era un'ascia molto molto ambita, perché era per il 30... non mi ricordo, per circa il livello 30. Era molto forte per quel livello. Comunque in questo video tengo ancora questa spec, ma nel prossimo ipotizzo di provare un'altra spec, così giusto per cambiare, perché visto che abbiamo 3 spec, che sono 3 DPS, possiamo tranquillamente provarle tutte e 3. Non so se magari c'è la necessità di qualche cambio di arma, ma non c'è problema perché io le ho tutte, quindi anche volendo non c'è problema. E ok, l'ultimo boss è andato, ci ha dato il suo quest item, siamo anche livellati se non sbaglio. Sì, infatti. Sacchettino inutile, totalmente inutile. Adesso aspettiamo la tizia qui che ci va a consegnare la quest, eccola. Una e due. Ne facciamo un'altra, guys? Dai, non mi fate aspettare, dai. Vaffanculo. Tank del cazzo. Dai, meno healer, dai. Ah, attenzione, è andato via solo il tank. È rimasto... healer è 2 DPS, perfetto. Io adesso voglio proprio capire dove cazzo sta questo passaggio, va bene?
Che se io seguo le indicazioni della mappa, è qui. Infatti sono un coglioncello, scommettete che sta qui? Sono stupido, ragazzi, sono stupido, sta qua. Ovviamente noi ce la faremo tutti stilt perché non ho intenzione di starmi a fermare ogni 2 secondi per ammazzare questi tizi. Adesso io, cazzo, sto andando, manco, c'ho idea, porco dingi, porco. Dove cazzo si esce qui? 2000 years later. Cazzo è sta pietra qui? Non riesco a trovare l'uscita, Gesù. Allora, adesso mi è venuto un dubbio, ma se questo qui mi non vuole direttamente per là? Ma con questo grande cazzo, con questo grande cazzo me lo dà. Porco Dio, non riesco a trovare l'uscita da quel tunnel del cazzo. Ah, se vedete questa pallina che sta sopra di me, che ho preso una questa a caso là di Halloween e mi ha dato questa cazzata qui. Ah, e mi sono comprato queste 3 bag a caso, giusto per avere un attimo 30 slot in più, perché così con quella baghetta ridicola stava diventando impossibile. Io non lo so, arrivato avendo questa cazzo di schifo, ma non capisco. Sembra che c'è quella pietra che non serve a qualcosa, ma non riesco a sbloccarla. Ok, ragazzi, visto che non riesco a capire quello che cazzo, cioè non quello che cazzo, dove si esce da quel tunnel, nonostante mi sia molto più comodo, dove ci si passare per un'altra strada, cioè qua. Perché da quello che ho letto vi porta direttamente a Inderlands, solo che dopo dovrò farmi altra strada a piedi, porco dinci. Intanto qui sto party non riesce a trovare un tank malefico. Eccolo, si vede in lontananza il passaggio. Ok, forse ce l'abbiamo fatta a raggiungere queste maledette Interlands. Però guardate dove cazzo sta la quest. Madonnina, madonnetta. Poi magari comunque se vado vicino a questo volo mi dà comunque delle quest qua rispetto ad arrivare direttamente laggiù. Sì, me le dà, ne vedo una. Affanculo, è quella di Halloween. Oh, esperienza gratis. What? Sono un ragno, bello. Che schifo. Ragno ancora però. Dai, inutile DPS, accetta inutile DPS. Bravo. Ah, questa è l'altra parte di Scarlet. Io continuo ad essere un ragno, va bene. E meno un ragno, sono quelli lì. Peggio il ragno. Oh. C'è un po' troppa folla. E il tank non regge un cazzo di aggro. Io non c'ho. C'ho 0 AoE. Il problema principale del rogue adesso è che c'ho 0 AoE. Sì. E via, primo boss se ne va. Prendiamo questo item importante. Tac. Dai, raga, senza addormentarvi. Su. Fast. Ho fatto una cazzata. Mo' magra. Aiuto, non mi posso muovere. Dai, che cazzo stanno a fare quelli? Madonna, sono rischiato. Dai, che cadelo, mannina. Ah, qui in mezzo c'è una quest, consegniamo immediatamente che è così livello, tra l'altro. Pac. Ho preso lo sprint, l'ho visto. Lo mettiamo qui. Guarda che sei ferma per il mana, al 32 sei ferma per il mana, ma che cazzo i premi là? Guarda, pure la roba per caccia, pensa tu. Andiamo col boss. Lo sai, ragazzi, se non parlo tantissimo, ma perché fondamentalmente... Cioè, che cazzo vi dico? Beware. Orca puttana. Che carino Deadly Boss che mi salva la vita anche sulle distanze di basso livello. E via, abbiamo fatto anche l'ultima. Ci ha dato un trinket che non ci serve a un cazzo perché dobbiamo quelli che livellano. Adesso aspettiamo ovviamente perché devo consegnare necessariamente le quest, perché forse riesco anche a livellare, forse. Con sto cazzo. Ok, ragazzi, con questo meraviglioso su sfondo io vi lascio. Mi dispiace se non sono riuscito a iniziare qualche quest a Inderlands, ma veramente ho perso tantissimo tempo che voi non avete visto. Però comunque abbiamo fatto 2 instance e ci siamo comunque spostati. Quindi nel prossimo video cambieremo spec e inizieremo in questo territorio. Quindi mi raccomando, seguite i video. Noi ci vediamo al prossimo come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.